Daniele Bossari rinnato dopo il Grande Fratello, voglio tornare a lavorare. Grande Fratello VIP, le dichiarazioni di Daniele Bossari al settimanale Sky. Il Grande Fratello VIP ha regalato nuova linfa vitale a Daniele Bossari. Il vincitore della seconda edizione del reality show si sente rinato dopo aver partecipato al programma condotto da Ilary Blasi. A dichiararlo il diretto interessato in un'intervista concessa al settimanale Sky, nell'ultimo numero in edicola. Il futuro marito di Filippa Lagerbach vuole ora tornare a lavorare, a leggere e studiare e vuole donarsi al 100% alla sua famiglia. Per questo è già pronto ad organizzare il suo matrimonio, come promesso nella casa di Cinecittà. Ma pure ad avere un secondo figlio, dopo la nascita della primogenita Stella avvenuta 14 anni fa. Sono tornato in vita grazie al Grande Fratello VIP. Sono tornato in vita. Scrivete pure che questo programma fa rinascere le persone. Io sono rinato. Voglio tornare a lavorare, leggere, studiare, ma soprattutto voglio tornare a lavorare. Grazie Frank, il soprannome del suo manager Franchino Tuzio, NDR. Grazie FVIP. Grazie Filippa, amore mio. Grazie vita, ha dichiarato Bossari alla nuova rivista di Alfonso Signorini. Daniele ha confessato al giornale di non aver mai pensato ad una vittoria finale. Non a caso non si era portato neppure il vestito per l'ultima puntata della trasmissione. Pensava di durare 3 giorni, al massimo una settimana. E invece è andato oltre e ha conquistato il pubblico. Mi sono scoperto, ho abbassato la difesa, ho dato tutto me stesso. E ora sono felice, ha spiegato il conduttore. I ringraziamenti al manager Franchino Tuzio. Daniele Bossari ringrazia per l'ennesima volta il suo manager deceduto qualche mese fa. Lui è il mio agente, il mio angelo custode. È scomparso per un brutto male quando ero nella casa e io sono uscito di corsa per andare a dargli l'ultimo saluto. Quando mi sono trovato davanti a lui, ho sentito un qualcosa dentro di troppo forte, indescrivibile. L'idea di partecipare al GF VIP è nata da lui. È grazie a lui che ho capito che dovevo fermarmi, guardarmi, lasciarmi andare, perdermi per ritrovarmi. Grazie Franchino. Ha fatto sapere.